Ciao a tutti, come sempre dal vostro Baffo d'Oro. Siamo giunti in una nuova avventura con il nostro fantastico Dark Road. Oggi esploreremo la costruzione della città. La faremo il più blanda possibile perché molto probabilmente dopo dovremo rimetterci le mani. Facciamo questo episodio uno per spiegarvi più o meno come funziona la costruzione e due per avere la possibilità di trovare gli oggetti dentro le case. Quindi iniziamo subito. La nostra casa la mettiamo vicino al dungeon, così ce l'abbiamo sempre con noi. Siamo sentimentali. Casa di Magio. Le facciamo tutte in fila. La casa equivale a casse dentro la casa, quindi le casse potrebbero darci degli oggetti che ci potrebbero aiutare durante il nostro fantastico dungeon. Allora, io direi di iniziare con il provare a mettere tutto ciò che ci serve. Ma allora, il lama ce lo mettiamo di sicuro. No? Yes. Abbiamo poi... non abbiamo niente da metterci. Bene. Allora, a casa di Macio di sicuro ci andrà o Macio, che è il fratello, e Macio. Ok, poi di sicuro qui ci va il capanno. Lui non ci va. Sì. Allora, a lui mettiamo il capanno. Perché? Perché probabilmente questa è una delle poche che possiamo finire, perché abbiamo quasi tutto ciò che ci serve. Esatto. Sicuramente qui ci andrà i cioccolatini, perché a lui piacciono i cioccolatini. Ehi, diciamo il mio, per forza. Tutto il resto lo disponiamo dopo. Adesso andiamo giù. Ci saranno i primi PNG. Vedete? Le casse, come dicevo. Acqua saporita. Le casse... saporita, vabbè, no? Le domande... vabbè, lasciamo perdere. Saporita perché? Saporita. Scaccia bestie. È un oggetto di incantamento per le armi. Ancora acqua saporita. Non capisco perché sei morita. Oh, ecco qua. Parliamo con lui. Ehi, Ok, e lui ovviamente vuole i cioccolatini come avevamo ben pensato. E almeno finiamo questa casa. Evento. Per ogni casa che finiamo c'è un video da vedere. Diciamo un video, non proprio un video. Un piccolo ringraziamento. Intanto da noi si fa sera. Calo di frame. Apriamo e vediamo cosa c'ha da dire. Lui dorme saporitamente. Uè! Uè! Uè, svegliere! Svegliere! Ma che è sta storia? Questo non fa. Vabbè,
e la ricompensa non ce la becchiamo uguale. Andiamo a parlare magari con Macio o Comacio, perché dovrei avere anche degli oggetti per loro. Non ci interessa niente di quello che hanno da dire. Ok, abbiamo finito di parlare. Adesso vediamo che cosa ci possiamo mettere nella casa di Macio. La casa di Macio, la classica lampada. E questo. Vedete che bellino adesso anche il fantastico recintuolo. Ok. Grazie il complimento. Allora, non ci interessa niente. Ok. E noi ce ne andiamo. Perché teoricamente qui ci dovrebbe essere. No, dall'altra parte ci dovrebbe essere l'altro pezzo di casa. Oddio, non mi ricordo più. Penso di sì. E infatti come pensavo, ci va l'altro pezzo di casa. Eppure questa siamo riusciti a finirla. Oh, almeno un evento siamo riusciti a farlo. Ce l'hai fatta, per forza. E torniamo come primo. Ok. E ci regala. Spacca pietre. Ci servirà. È un altro incantamento per le armi che serve per fare più danno a cose come il cane di pietra, la statua. Ecco, la frase più bella di tutte. Quello che è tuo è mio e quello che è mio è mio. Vabbè, se semenano. Anche lui, lo vedete, è sempre dubbioso. Noi rientriamo perché abbiamo visto una bellissima cassa là. Agita più 2. Attacco più 1. Sono ottimi oggetti di incantamento, ma non ci servono, ci servono le polveri riparatrici. Senza polveri riparatrici non abbiamo armi con cui menare. C'è il nostro bellissimo lama qua dentro che non fa niente tranne fare e non c'è niente qua. Andiamo a casa, andiamo su di sopra, magari troviamo qualcosa. Non si apre. Sed volevo aprirlo e non c'è niente. Bene, siamo nella cacca. La cacca fino a qui. Abbiamo una polvere riparatrice e dobbiamo ritornare nel dungeon. Abbiamo visto tutte le case? No, non abbiamo visto quella di Dick. Magari quella di Dick ci dice un po' più fortuna. E non lo so. Vabbè. Vabbè. Ok, vediamo. Allora, la ruota del carro di Hot Coffer e Page che per ora non abbiamo, quindi fuori c'è anche la ruota del carretto, ma io vorrei entrare dentro perché magari c'è qualche bellissimo oggettino da
da prendere come ad esempio una polvere riparatrice. Ti prego, voglio la polvere riparatrice. Non c'è una. Spacca pietre. Non ci devo fare niente. Poveri noi. E quindi niente. Proviamo ad andare un attimo al sindaco, perché mi ricordo che il sindaco poteva fare qualcosa per le mie riserve. Che rumore orribile. Come ho venuto saggio, ti ho riempito la borsa di oggetti, sii prudente. Oddio, sì, che bello. Ah, ok, abbiamo di nuovo la spada per combattere. E signori, anche se non sembra, abbiamo fatto quei 12-13 minuti di registrazione che ci servono. Nel prossimo episodio cercherò di andare un po' più avanti nel dungeon, cercando di arrivare almeno al, non dico tanto, sesto o settimo livello. Così di modo che tra due episodi dovrei arrivare al nono e finalmente fare quell'altro mini boss che vi dicevo che avremmo incontrato. Comunque, da Baffo d'Oro è tutto. Se vi è piaciuto il video, pollice in su e commentate, sempre, perché mi servono i vostri commenti per capire dove sto sbagliando, anche perché sono tipo alle prime armi. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, perché comunque ne usciranno tanti altri. Da Baffo d'Oro è tutto, un bacio, ciao.